Benvenuti Duster, eccoci alla seconda puntata di Dust for Dummies, la serie che vi insegna a giocare a Dust. Oggi vedremo le varie unità di fanteria, ma a parte questo, che tipi di fanteria abbiamo? Abbiamo essenzialmente due tipi di fanteria, le squadre, in questo caso vediamo la Ranged Combat Squad, che era protagonista del nostro primo video, e una Heavy Ranger Attack Squad, fanteria di rango 3, ma abbiamo anche un altro tipo di unità, gli eroi. In questo caso abbiamo l'eroe iconico degli alleati, Bazooka Joe. Anche in questo caso abbiamo le varie carte che ci dividono il costo di punti armata. Bazooka Joe costa 9 punti. La squadra di Combat Ranger, voi sapete che costa già 7 punti. E gli Heavy Ranger, Attack Squad, costano 13 punti. Vediamo allora come un eroe. Il nome della carta, le varie abilità. E vediamo dietro. Che Bazooka Joe si muove 2 o 4 e fanteria di rango 2, ma ha una particolarità rispetto alle altre carte. Vediamo le linee di armi, in questo caso sono 2 e anche in questo caso potete usarle entrambe in un'azione d'attacco, ma vediamo una cosa, ha i punti ferita esattamente come noi, perché Bazooka Joe è un eroe, non ha un singolo punto ferita come gli uomini di truppa, ma ne ha ben 4. Quindi deve essere colpito 4 volte o subire 4 danni per morire. Un'altra cosa molto importante è la maggior parte degli eroi è che si possono unire a squadre con lo stesso valore di armatura. Vediamo, Bazooka Joe ha armatura 2, i Ranger Combat hanno armatura 2, quindi in questo caso posso unire. L'unità così formata occupa un'intera casella, funzionano come un blocco 1. Quindi questa squadra non solo avrà i 5 punti ferita dovuti ai 5 omini, ma anche i 4 punti ferita di Bazooka Joe, arrivando a un totale di 9 punti ferita. E potrà attaccare utilizzando i 4 fucili d'assalto, il bazooka, i 4 lanciogranate, il lanciogranate di Bazooka Joe e la sua pistola. Quindi un volume di fuoco molto più forte. Inoltre Bazooka Joe ha una grossa serie di abilità speciali, di cui vi parlerò in un prossimo video. C'è un'unica cosa che vi voglio ancora far vedere delle armi. Come funzionano le armi che hanno un effetto ad area? In questo caso, il lanciagranate di Bazooka Joe. Spara a distanza 3, quindi non molto distante, ma ha questi simboli che sono rappresentati da una fiammella con la barra 1. Questi simboli qua appaiono solo con l'unità di fanteria. Cosa significano? Semplicemente che quest'arma colpisce tutti gli omini di cui fa parte una squadra, un bersaglio. In parole povere cosa significa? Che se io uso lanciagranate di Bazooka Joe o un'altra arma che fa danni ad area contro questa squadra con 6 soldatini, tirerò 6 dadi. Mentre invece la stessa arma utilizzata contro una squadra con solo 3 soldatini, tirerò 3 dadi. Ovviamente se la squadra con 6 soldatini ha subito delle vittime, tirerò tanti dadi quanti sono i soldatini rimasti, in questo caso 3. Molto semplice, vero? E ora veniamo all'unità di Heavy Attack Ranger Attack Squad, formata da 3 soldatini, un movimento molto forte, molto veloce, 3 o 6, fanteria di rango 3, quindi con una buona armatura. Per esempio, se venisse attaccata dai fucili automatici dei Ranger, tireremo solo un dado per ogni fucile. E come sono armati? Con 2 armi principalmente. La Dual Machine Gun, che tira per esempio 12 dadi contro fanteria di rango 1 e 11 dadi contro fanteria di rango 2. Questo per ogni arma, quindi in questo caso sono 3, quindi vuol dire che sono 33 dadi contro fanteria di rango 1. E poi hanno ancora dei pugni, Rocket Punch, segnati con la C di corpo a corpo. Vuol dire che devo avvicinarmi all'unità nemica e posso fare un attacco in corpo a corpo. In questo caso tirerò un dado, un danno contro tutte le fanterie, ma la cosa interessante è che tirerò un dado barra 3 danni contro tutti i veicoli. Quindi vuol dire che in caso di successo potrei riuscire a fare addirittura 9 danni contro un qualunque veicolo fino al rango 7. Le abilità di corpo a corpo, tra l'altro, sono presenti anche nelle squadre degli eroi di rango più basso o che non hanno armi specifiche. Come funzionano? Semplicemente si tira un dado, un danno, per ogni unità presente nella squadra. Un dado, un danno contro qualunque veicolo
ho unità di fanteria dal primo grado di armatura unità di fanteria al quarto, oppure dal primo grado di unità di armatura del veicolo al settimo. Ovviamente non posso attaccare gli altri. Tutto chiaro? Non è difficile, vero? Alla prossima, Duster!